ragazzi, sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video esperimenti. Ho deciso di proseguire la nostra settimana a tema Simosmas, un po' così, il periodo natalizio, con un video slime. Voglio provare a fare il crunchy, si dice così, slime. Speriamo che mi venga e vi lascio al video. Con un'inquadratura un po' particolare, però fa niente, speriamo di riuscire a fare qualcosa anche così. Allora, ci servirà per fare il crunchy slime un piattino, forchetta o qualcosa per girare, non avevo niente, quindi uso la forchetta in retro. Poi della schiuma per i capellos, io utilizzo questa qua, molto fashion. Poi della colla, io utilizzo la UU Pen, qua, la UU Pen, che è la migliore secondo me. Dell'acrilico colorante alimentare, è a fuoco, boh, sì dai. Poi del Dixan o del General qui, ammorbidente. Nello scorso video mi ero dimenticato di dire la parola ammorbidente, non mi veniva in mente. Tutti a dirmi, oh ma si chiama ammorbidente, ammorbidente, wow. Cioè, ma voglio farlo faccia a faccia. Ma può capitare di non riconoscersi qualcosa? Sì, capita a tutti. Ultimo ma non meno importante, questi cosini che io non ho trovato nessun tipo di polistirolo, cioè da me non lo vendono il polistirolo a palline, e ho pensato di provarlo a fare con le codette qua. Si chiamano codette, sì, codetta arlecchino, vabbè, con queste robe che magari verrà qualcosa di fico, speriamo, in bene. Cosa? Prendiamo la nostra colla UU e andiamo a metterla, oddio, non facciamo danni, all'interno del nostro piattino. Ce n'è davvero strapoca, però vabbè, devo finirla. Tu tu tu, sentite che bel rumorino, molto rilassante e carino. C'è veramente un rumore top, raga, cioè top. Dopo andiamo a mettere un pochino di schiuma da barba o per i capelli. Come sempre ho esagerato, ma raga, ma è meravigliosa, si sta ingigantendo, cioè raga, ma che meraviglia. Non la metto molto nei capelli perché non mi piace come sta sui capelli, capito? Mi sa che ne ho messa troppa rispetto alla colla. Speriamo non diventi un epic fail. Non esce, non esce perché ho fatto una cazzata, però fa niente. Adesso andiamo a mettere un po' di ammorbidente che non so come si mette. Perché esce dall'altro buco, non esce da dove si dovrebbe mettere? Mi sa che ho esagerato. No, ancora un pochino. Oh cazzo, basta! Raga, e mo chi pulisce qua? E mo chi pulisce qua? Ok, ora andiamo a mischiare il tutto. E dovrebbe venire. Oh cacchio, non ho messo il colorante, raga. Che scemo. Lo mettiamo ora. Ah, in teoria bisognerebbe mettere prima il colorante barra acrilico e solamente dopo invece bisognerebbe mettere l'ammorbidente. Io ho sbagliato e farò il contrario. Io sono qua imperterrito che voglio fare gli slime, ma poi non ne sono capace. Ma io dico, ma facciamoli fare a Yolanda gli slime, inutile che ci proviamo anche noi. Gli slime vengono solamente a Yolanda Sweet e basta. Che figata, raga. Proprio bello metterlo a questa punta perché mi sembra tipo senape. Miscelare il tutto. Ragazzi, volete vedere con chi sono qua? Con la mia bellissima dorata gattina. È qui a vedermi, raga, ma si può? Che carino. Ecco, mo chi ritrova la posa di prima. È qua a vedermi anche lei mentre faccio lo slime. Vabbè, adesso andiamo a miscelare il tutto. Mi sa che mi è venuto un enorme epic fail perché ho sbagliato a mettere, ho messo troppo colore e l'ho messo soprattutto dopo. Sembra più mangiare per gatto. Mi sa che il mio gatto pensa che sia il suo mangiare. Provo a prenderlo con le mani, raga. Chissà cosa esce, ho paura.
Quindi prendiamo il secondo piattino. E andiamo a metterci lo slime. Pronti? Oh mio Dio, che merda, ragazzi! Che merda! È mollissimo! Merda, oddio! Cioè, guardare la consistenza! È morbidissimo, morbidissimo! Qua è tragica, cioè, sto per ho fatto 350 milioni di danni alla nostra bellissima tovaglietta azzurra. Comunque, ora ho messo altro ammorbidente. E vediamo se con l'altro ammorbidente si diventa un pochino più solido e un pochino meno cacchetta. Quindi proviamo ancora, perché non voglio che sia un epic fail barra disastro totale. Ok ragazzi, l'ho tirato su adesso e guardate che è venuto lo slime. Ok, quindi lo slime base ci è venuto. Sentite anche tutti i rumorini che fa. Un po' poco, ma è venuto, perché ho fatto, te l'avevo detto, un sacco di danni, di casini con ingredienti, robe varie. Adesso andiamo a metterlo all'interno di un altro piattino. Ok, allora prendiamo le nostre codette e andiamo a metterle un pochino all'interno. Questa è la mia situazione dopo il crunchy slime. Mi è venuta una merda, uno slime vomito praticamente. Cioè, guardate. Una roba oscena. Cioè, guardate. Tutte le codette si sono sciolte ed è venuto verde. Prima era giallo, per farvi capire giusto un po'. Quindi io direi che le codette non vanno per niente bene nello slime, ma continuate a comprare le palline di polistirolo, non le codette, che merda. Quindi un epic fail, un disastro totale. Qualcosa è uscito, lo slime vomito, il primo slime vomito di tutta YouTube Italia. E questo qua è il primo esperimento che non c'è venuto. Quindi dai, è un passo, dai. Si può sbagliare, si può rialzare. Io, come ho detto, gli slime li facciamo fare a Yolanda Sweet. Yolanda, occupati tu degli slime, perché qua io non so da che parte iniziare, aiuto. Devo mandare un bacione enorme a Giulia, ti mando un bacione enorme che mi ha scritto su Snapchat. A Michela, ti mando un bacione enorme che mi ha scritto anche lei su Snapchat. Mi raccomando ragazzi, seguitemi sempre su Instagram, su Facebook, su Tumblr, su Periscope, su Twitter e su Musical.ly. Vi lascio qua sotto tutti i link e vi ricordo che ho cambiato il nickname, ma ora è solamente il mio nome e cognome, così è più facile da trovarmi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciami un fantastico thumbs up. Per me parlo troppo veloce. Arriviamo a 400 like, momento del show, per conforto. Mi serve come conforto, perché altrimenti mi deprimo io, non so fare neanche lo slime. Vi mando un bacio enorme, alla prossima.